l'ombra del cielo è bollia, che da lì passe te giorni passe, da lì ti vada per te, pure di lacre, che da lì passe te giorni passe, da lì ti vada per te, pure di lacre, passe voi la villa per fare un mafè, ma non è cura. Passerà la fe, con la bella la pintigia di calamo i vostri viaggi, con la bella la pintigia di calamo i vostri viaggi, e la sera se tu non te mette, che la sole la sua torre la farà. Buonasera Valverga, siamo tutti contenti di vedervi, eccoci caro Maro, tutti insieme, sulle mani, allora Cas, andiamo davanti, sulle mani, su, 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 sei parti, su, ok, su, 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 back, su. Che va oltre i confini. Questo è il tentativo, cioè l'idea è quella, sì, di proporre sul nostro territorio alcuni eventi che coincidono con oggi è il primo, con le prossime settimane. L'idea è quella di intanto di mettere insieme un gruppo di associazioni che lavorano già su questo territorio in collaborazione tra di loro, iniziano a conoscerci, a conoscersi, lavorano nell'ambito dell'accoglienza in qualche modo, dell'incontro, promuovono sul territorio questi valori sostanzialmente. È da qualche mese che ci lavoriamo, abbiamo grazie a un finanziamento della comunità, della Fondazione di Comunità del Canavese, abbiamo messo in piedi questa serie di eventi. Questa è l'idea di fondo. Speriamo che sia un buon inizio. Oggi siamo a Valperga e l'idea era quella di un pomeriggio insieme sostanzialmente, quindi coinvolgendo le varie comunità italiane e non. Siamo qui, musica, danze, un po' di spettacoli, credo un pomeriggio carino che per il momento sembra riuscito. Quali sono i prossimi appuntamenti? Allora, ci sono diversi eventi in programma. Per andare in ordine, il 1° maggio ci sarà una passeggiata a Belmonte con gli allievi e gli insegnanti del CPA.
ed è rivolto a tutti, quindi sia chi frequenta questi corsi sia tutta la popolazione canavesana e non. Il 4 maggio, che è sabato prossimo, invece c'è un evento molto simile a questo, per cui ci sarà un momento di incontro di tutte le associazioni proprio per una conoscenza reciproca, per una proposta di quelle che sono le realtà singole a Rivarolo. E ci sarà presso l'oratorio di San Giacomo, e ci sarà la sera rivolto a tutti quanti, anche questo, un momento dedicato alla riflessione sull'esperienza di Riace. Sarà presente il produttore del cortometraggio Il Volo di Wim Wenders, e quindi ci sarà un'introduzione, una spiegazione di quella che è stata l'esperienza di Riace nella sua evoluzione negli anni. E ci sarà anche il piccolo pezzo degli allievi della scuola, del liceo musicale di Livarolo, e anche un invito a tutta la popolazione, giovani soprattutto, di partecipare a questo concorso fotografico che si chiama Scatti senza confine, che è un invito a leggere la realtà da un punto di vista della macchina fotografica, una realtà che è fatta di incontro e di, insomma, che non ha confini, no? L'altro impegno sarà il 10 maggio, sempre relativo al cinema senza confini, con il titolo ci sarà una proiezione presso lo SPRAR di Chiesa Nuova, la proiezione di un docufilm, anche in questo caso realizzato raccogliendo le esperienze di diversi SPRAR, e una di queste quattro esperienze che verranno presentate sarà proprio di Chiesa Nuova. E infine ci sarà il 18 maggio a Feletto un momento di festa con la comunità araba del canavese di Feletto. È una sorta di rottura del Ramadan, c'è questa festa in cui la comunità islamica invita tutta la popolazione a rompere simbolicamente il Ramadan e far festa insieme in piazza dopo il tramonto. E quindi questi sono momenti di contaminazione tra le varie culture, che speriamo sia proprio un momento di incontro, di scambio, perché abbiamo tutti da imparare da tutti. Mamma mia, dammi 100 euro e in Italia io voglio la mia.
era tutta la vera.